Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatti. Ciao. Stagione 11, episodio 129. Volete la pace oppure i condizionatori accesi? On who gains the most from the Ukraine and Russian war and what could end Putin assault? E vai, ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting, anche questo sul tema dell'Ucraina. La bloggata è del 29 di maggio del 2022 e è praticamente la traduzione e sintesi in italiano di un webinar gratuito in YouTube del mitico professor Mersheimer dell'Università di Chicago della facoltà di relazioni internazionali. Dunque, che cosa vi posso dire? Ecco, temi praticamente roventissimi. Allora, incominciamo, il professor Mersheimer dice, incominciamo dal punto perché Putin ha fatto quello che ha fatto. Il punto di vista del professor Mersheimer su questa cosa, che oggi, appunto, Putin è in guerra, è centrato sul fatto che questi sono sono il risultato degli sforzi dell'Occidente di strappare l'Ucraina dall'orbita russa e farne un baluardo occidentale contro la Russia. Questa storia è iniziata nel 2008 nel summit di Bucarest, in cui la NATO ha annunciato che l'Ucraina e la Georgia sarebbero diventati membri NATO e della UE. A quel tempo i russi, ossia Putin, furono molto chiari sul tema, che non l'avrebbero mai accettato e che sarebbe stato come attraversare una linea rossa tra i rapporti Occidente e Russia. Questo sforzo NATO-UE nello scardinare la Georgia e l'Ucraina dalla CSI sarebbe stato percepita come una minaccia esistenziale per i russi. All'epoca i russi furono molto chiari su questo punto, come commenti al summit NATO di Bucarest 2008. La crisi in Ucraina detonò nel maggio del 2014, mentre l'Occidente rispose alla crisi cercando di soverchiare Putin e la Russia. E quando il presidente Biden entrò alla Casa Bianca nel gennaio 2021, tornò sui passi che aveva fatto Trump, perché Biden voleva strappare via l'Ucraina, ed in effetti l'Occidente ha attraversato quella linea rossa dettata da Putin nel 2008. I russi nel 2008 furono molto chiari che l'entrata nella NATO della UE in Ucraina e Georgia sarebbe stata una minaccia esistenziale per la Russia, e la Russia avrebbe reagito. L'Occidente sapeva benissimo, dice il professor Mersheimer, di questa cosa, e l'Occidente sapeva che i russi nel 2008 appunto erano stati molto chiari, ma l'Occidente, pur sapendo questa cosa, ha voluto andare avanti sul tema Ucraina per soverchiare Putin, e come risultato è che nel 2022 abbiamo una vera e propria guerra in Ucraina con Putin che ha invaso l'Ucraina. Molte persone parlano a vanvera, dice il professor Mersheimer, dicendo che Putin ha invaso l'Ucraina perché poi vuole integrarla in una grande Russia per ricreare la grande Russia. Ma questo è un delirio, non c'è nessuna prova di tutto questo. La guerra in Ucraina è stata causata dal tentativo d'espansione NATO-UE dentro l'Ucraina per strappare l'Ucraina dall'orbita russa e farne un baluardo antirusso nell'immediata vicinanza di Mosca. Queste altre perle, se volete, le potete trovare nel link che trovate in descrizione in questa mia bloggata, in cui ho tradotto tutto il webinar del professor Mersheimer, contenuti mai giunti dentro l'agone mediatico italiano, mai stampati sui giornali, mai diffusi nella radio oppure sui giornali, mai diffusi in televisione, mai una parola sul professor Mersheimer dell'Università di Chicago, il creatore del Pivoting Asia, ossia anche detto il Pivoting China. Ecco, se volete, diciamo, potete andare a fruire, trovando un link nella mia descrizione, del webinar del professor Mersheimer, che, diciamo, chiaramente chiacchiera in inglese, oppure trovate la sua relativa traduzione in italiano.
io vi ho detto i punti centrali del nocciolo della discussione, ma poi ci sono tante altre perle che si possono trovare appunto in questa discussione ricchissima di contenuti. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.